Benvenuti amici della notte nella quinta puntata di .net Nightlife. Anche i paparazzi fanno parte della vita notturna. Il termine è diventato popolare grazie al famoso film di Fellini, La dolce vita, in quale il protagonista appunto era un paparazzo. I protagonisti del cocktail bar Paparazzi a Termoli invece sono gli stessi clienti che vengono viziati, coccolati, come dei veri VIP. Salvatore, ciao. Qual è la particolarità del tuo locale? Del nostro locale, perché siamo io e un caro amico mio, Christian, siamo i proprietari di questo locale qui, dove la particolarità è l'originalità, secondo noi, che abbiamo realizzato. C'è un locale giovane e anche un po' meno giovane, quindi dipende dall'ora che si vuole venire qui. Perché abbiamo scelto questo nome? Scommetto che mi vuoi chiedere, visto che ce lo chiedono tutti. Allora, il nome Paparazzi è perché, siccome a parte che il paparazzo è un nome che è molto attuale, poi abbiamo scelto questo nome qua perché il paparazzo, bene o male, fotografa sempre persone importanti. Siccome abbiamo realizzato questo locale, crediamo e speriamo che sia un locale un po' importante, quindi per questo fatto è nato questo nome qui. Poi ho visto anche che avete una vetrina bellissima con le camere fotografiche, anche antiche, sì. Storici. Questo per riprendere sempre al nome del paparazzo, perché il paparazzo non è l'anima, cioè il paparazzo fotografa tutti, quindi e quelle macchine lì sono state prese a Berlino, quindi credo nella tua città. Berlino, avete sentito? Niente, insomma, abbiamo realizzato questo locale qui, molto il sabato ci orientiamo sul giovane, poi durante la settimana organizziamo un evento che sono già 3 settimane che stiamo facendo, che viene chiamato Il Cervellone, che è un gioco a squadra molto molto bello e ci divertono tutti, quindi è molto coinvolgente. Allora io vi consiglio che torniamo tutti insieme, amici della notte, un giovedì a scoprire che cosa è questo gioco, sì. Il cervellone. Ve lo consiglio anch'io perché vi divertete sicuramente tutti quanti. Ho sentito anche che si vince qualcosa? Sì, si vincono dei premi, abbiamo trovato un po' di sponsor e poi c'è il premio finale che è un viaggio per 4 persone in una città italiana. Grande progetto. Allora, noi adesso ci divertiamo insieme, beviamo un bel cocktail. Sicuramente, anche perché abbiamo un barman che è appena tornato da Tel Aviv, molto bravo, e lui con noi stiamo portando avanti questo progetto qui. Ok, grazie Salvatore. Un piacere. Anche per noi. Divertitevi e bevete poco. Aspetta. Le altre parti, qui no, qui sì. Si beve. Ok. Aspetta, qual è la tua trasmissione preferita? .net? .net. Nightlife. Grazie. Do you think you cannot swing everybody?
io direi un brindisi ai paparazzi. Oggi c'è l'onomastico di Giuseppina. Giuseppina, tanti auguri da Punto Net Nightlife. Grazie. Allora, saluti. Avvocato, voleva scappare, dove vuole andare, avvocato? Volevo fare un giro, vabbè, però... Però non sta bene qui. Qualcosa di più bello di questo non si trova. No, per uscire e prendere un po' d'aria, qua si sta benissimo. Allora, mi sa che voleva parlare anche Salvatore con lei. Salvatore. Allora, chiedo scusa, qui abbiamo stasera del Via del Tutto Eccezionale, il più famoso playboy di tutta la costa termolese. Oltre, allora, lui è il suo primo lavoro è... Playboy, come secondo lavoro insomma esercita cosa esercita? La professione di avvocato. Professione di avvocato. Però il secondo è il Playboy. Sì, sì, sì. Piacere, ma siamo ai paparazzi o no? Sì, paparazzi di Termoli, grande. Però oggi siamo tutti incognito. Ciao, grazie, ciao. Protagonisti della nostra vita siamo noi stessi. Mark Twain consiglia: tra 20 anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi, mollate le cime, allontanatevi dal porto sicuro, prendete con le vostre vele i venti, esplorate, sognate, scoprite. Cominciamo il nostro viaggio in Irlanda, dove il 17 marzo si celebra la festa di San Patrizio, il patrono del paese. Seguiamo il nostro viaggio musicale con la piccola underground orchestra al famoso Beat Café a San Salvo Marina. Buon viaggio! Luca Raimondi e la sua piccola orchestra underground saranno i protagonisti di questa sera e faranno ballare e viaggiando senza bagagli. Luca, che tipo di spettacolo ci aspetta questa sera? Allora, questa sera, come dicevi tu, lo spettacolo si chiama Un viaggio senza bagagli, facciamo un piccolo viaggio. E oltre i brani irlandesi, dove andiamo? Ci fermiamo
in Jugoslavia, dove faremo dei brani abbastanza cattivi, ritmati. Poi in Sud America, dove ci sarà comunque un'atmosfera molto più calda, per andare poi in Spagna, ritmi spagnoli con dei fandanghi, poi come dicevo prima con delle gighe irlandesi. Facciamo anche dei riferimenti comunque alla musica italiana, perché abbiamo dei grandi musicisti tipo Fabrizio De André, che ha dei riferimenti comunque di musica irlandese. Bene, noi ci vogliamo divertire, io aspetto oggi una grande follia. Aspetta un attimo. Allora, St. Patrick ci vuole anche la birra irlandese, che dici Luca? Allora, logicamente la birra irlandese, che lega molto gli italiani, noi facciamo un bel brindisi a Nightlife, alla salute di tutti e buon divertimento. Salute. Piero Tomeo è uno dei organizzatori di questa sera. Piero, com'è nata l'idea di festeggiare St. Patrick qui a San Salvo in Italia? Sì, allora, San Patrizio, come ben sappiamo, è una festa nota in Irlanda. Abbiamo deciso io insieme al mio collega Antonio Cane di riproporla anche qui a San Salvo, diciamo per diversi motivi. Innanzitutto perché appunto è una festa nota non solo in Irlanda ma anche sentita un po' in tutta Europa. Allora ci siamo chiesti perché non proporla anche qui nella nostra piccola San Salvo. E non a caso abbiamo appunto scelto come interpreti di questa festa la piccola Underground Orchestra, che a nostro avviso era, diciamo, il gruppo, diciamo, più adatto a far rivivere appunto questa festa anche a San Salvo. Ok, grazie. Adesso andiamo a viaggiare. Luca, oggi è una serata dove viaggiando nel mondo, dove vorresti tu andare per il prossimo viaggio? Ma seguendo le note che stiamo ascoltando, magari in qualche posto asiatico, sarebbe bello, anche perché non ci sono mai stato. Thailandia, Giappone, Cina? Esattamente, Thailandia sarebbe un posto bellissimo, credo. È qualcosa di nuovo per me, quindi magari il prossimo viaggio lo farei proprio in Thailandia. Ciao, grazie. Prego. Ciao Angel. Copio la domanda che mi hai fatto tu prima, dove ti piacerebbe andare per il prossimo viaggio? Allora, tempo fa sono stata a Venezia, che mi è piaciuto tanto, e la prossima destinazione sarà Parigi. Bellissima Parigi, ti auguro di divertirti. Sicuramente, grazie. Buon viaggio. Ettore Altieri, artista a San Salvo, scultore. Domani grande festa, ti sei preparato? No, da oggi già stiamo festeggiando noi giovani, ci stiamo dando da fare in questa notte bianca, perché per la prima volta il nostro Presidente della Repubblica ha voluto che noi festeggiavamo la notte bianca oggi. Io... Per me la notte bianca, verde, rossa, però che dici? Sì, va. Anzi, per domani consiglio, dopo questa nottata, domani consiglio un buon piatto di pomodoro, basilico, verde basilico e bianco la pasta. Ok, noi seguiamo il tuo consiglio, Ettore. Dai. Una creatività per tutto l'alcol che si sta bevendo in questa serata. Questo non abbiamo sentito. Allora, Italia. Che diciamo? Viva Italia! Sì, viva l'Italia!
prima destinazione per oggi, amici della notte, sarà il posto più bello del mondo. Indovinate? Ecco, il letto a casa, dolce casa. Vi auguro una buona notte, sogni d'oro, gute Nacht, Freunde!